Rossi l'ho convinto a ballare. Ah, l'hai convinto? Sera, sì. Senti Gianni, c'è qualcuno qui dietro che vuole farti una sorpresa, non lo so, io... Non è previsto nient'altro. Non era previsto, però sì. Sul serio, no, ci sono delle persone qui dietro che vogliono consegnarti qualcosa. Ecco. Buonasera. Ah, buonasera. Grazie. Allora, loro sono gli amici, una piccola rappresentanza del mio fan club che adesso è sotto tutela del WWF e che continuano a seguirmi tutti i tempi, comunque io vi ringrazio, non so come fare, e loro non hanno solo pensato a me, devo dire, questo non me l'aspettavo. Tra parentesi, alloggiano anche nel mio albergo, perché io ho proprio un famiglione immenso che mi segue. Veramente grazie, perché siete straordinari. Poi ci hanno un regalo non solo per me, e questo non se lo aspettano. E qui a questo punto, se tirate su un attimo questa, come si chiama questa cosa del NEF, il tool, se alzate un attimo il tool, io prima di tutto voglio ringraziare i musicisti che sono stati bravissimi con poche prove. Voglio andare a vedere uno per uno e vi faccio dire per la prima volta il nome a loro, perché ci sono una chiesa, ma no, al sax tutti i tipi, flauto, anche se stasera non l'hai usato, ma però domani sera sì, quindi venite apposta solo per lui. Ha suonato anche la chitarra acustica, perché è un po' l'istrumentista straordinario. Donato Sensini. Allora, invece qui abbiamo un chitarrista pazzesco, credo che ce lo invidi tutta Europa, chitarre acustiche, elettriche, classiche, e anche il mio braccio destro, è uno dei miei, non so se sinistro o destro. Massimiliano Rosati. Pianoforte acustico, tastiere. È piccoletto, però c'ha il suo perché, con me cura anche lui gli arrangiamenti, ovviamente insieme a Massimiliano gli arrangiamenti, hanno fatto gli arrangiamenti di tutte queste canzoni che avete sentito, perché io purtroppo ero impegnato a fare altre cose. Flavio Mazzocchi. Invece lui... con me si è fatto tutti i provini di poveri, le audizioni di poveri bambini, 1800 persone, è un pianista bravissimo, che fa anche dei concerti strani, molto strani, da soli, ma è un po' strano anche lui. Noi lo chiamiamo Mr. Sure, ma il suo vero nome è Stefano Lecce. Questo pennellone alto, invece è un grande bassista, un giorno a un concerto mi ha dato anche un allotto così, perché è un po' esuberante, è un ragazzo esuberante. Non gli ho fatto portare il contrabbasso perché non, cioè, secondo me non c'entrava, però è bravo anche lì. Mario Guarini. E poi... aspetta che salgo, ti pesto qualche cosa, ma tanto ormai ci sei. Un grandissimo batterista, uno dei più grandi.